inizia il processo di consultazione con i soggetti qualificati e portatori di interessi in ordine alla pianificazione della tematica trattata, ma anche perché serve a poter impistare. Certamente a vostra conoscenza la Regione ha concesso ulteriori termini per lo svolgimento delle attività di pianificazione agli enti territoriali, gli altri enti per completare, speriamo di completare, che ci vuole sempre la benedizione di Dio. Il modo di politica territoriale non è oggi il riferimento delle coordinate delle proprie modalità. Con ciò mi riferisco sia a quelli agricoli, sia al verde urbano residuo, seppure a carattere privato. Abbiamo anche determinazione l'incontro che l'amministrazione ha avuto con soggetti portatori di interesse qualificati nell'ambito della tutela ambientale, immagino come tutti e molti sanno e pensano al discorso a partire dalla data del 20 gennaio prossimo. Lo faremo sempre nell'ambito di strutture comunali, verosimilmente. A me non resta in questo momento che portare il saluto, ribadire il saluto dell'amministrazione e augurare al tavolo di trattorno di manifestazioni dedicata ai problemi della comunità territoriale. Purtuttavia si trattò di una manifestazione che aveva come carattere e problematiche di carattere urbano ed urbanistico del territorio cittadino e comprensoriale. Vi rinnovo i miei saluti. Siamo oggi riuniti in questo primo incontro. Volevo riflettere sulla censita da parte della Chiesa. Mi tocca in realtà anticipare un attimo anche a disamina un po' della cambio generale del piano, per poi passare all'architetto professore Lappina, che conoscono insieme all'architetto Cingolani, al teologo Moretti, che sono i nostri. Quando ha stabilito con la 16 regionale l'obbligo dei comuni di trovarsi sul piano urbano, nella data 2011 è stato pubblicato il regolamento di attuazione del governo del Cerro la provincia presente giugno 2012, da cui scadeva 18 mesi per c'è una proroga che dovrebbe essere stata fatta in consiglio regionale il giorno 30, dovrebbe portare la scadenza ulteriori 18 mesi. Sembra il comune, come di una serie il progetto interno dell'amministrazione sulla base del regolamento dell'ordinamento dei servizi di cura sempre del 27-12 l'amministrazione ha istituito anche l'ufficio preposto, quindi incaricato del sottoscritto di questo impegno molto gravoso. Ho istituito è stata il dimensionamento, la definizione, una proposta di dimensionamento abitativo e terziario per la redazione. Accettare Padre Sasso Termine, il professore della Piazza, come supporto tecnico-scientifico a gruppo e all'ufficio di campo, finalizzata alla lavorazione. Abbiamo è stato già incaricato il dottore Troisi per la redazione che è presente, per la redazione dell'indagine preliminare, esposta dall'assessore all'urbanistica, alla giunta e ne ha approvate. Chiamati per il personale interato, una proposta preliminare di Luca è data da un mese di dicembre con la delibera. Le indicazioni del progetto preliminare di chiamato.